Il nostro team è nato nel 2001, è nato per la volontà e la passione di gente che frequentava la strada per andare in pista, e da lì si è evoluto fino a portarci adesso a frequentare il campionato italiano in pianta stabile. Allora, questa evoluzione ci ha portato praticamente a correre in tutte le categorie. Abbiamo la Superbike con due moto e abbiamo anche la Superstock, dove la differenza tra la Superbike e la Superstock è sempre una moto di 1000 di cilindrata, però con elaborazione molto più ristretta, molto più controllata che non la Superbike. E da questa terza categoria, che arriveremo con le moto Superstock, con le moto su questa categoria ci ha portato anche a correre nella Super Sport 600, dove l'elaborazione è libera e diciamo che sarebbe la categoria più propedeutica per avvicinarsi a un eventuale campionato del mondo. I nostri piloti, diciamo, attualmente abbiamo Fulvio Facietti che corre nella Superbike e con un altro pilota nuovo che si è aggiunto da quest'anno, che si chiama Filippo Bondioli, è un bolognese, e dopo corriamo nella Superstock con Gabriele Perri, che è un, diciamo, della zona di Cremona, Soncino Cremona, mentre per la Supersport contiamo su un pilota delle nostre origini che è un ambrosiano, Ismaele Sorsi, che è nativo di Sant'Ambrogio di Valpolicella e del quale abbiamo un'ottima fiducia, avendo già partecipato nel campionato italiano con tutte le formule propedeutiche, e l'anno scorso ha corso nella 125 Gran Premio, che è una moto molto sofisticata che però ti insegna a correre. E già da quest'anno siamo molto ma molto contenti e vedremo per il futuro di progredire. Allora, l'obiettivo principale, come tutti, che accomuna qualsiasi che corre, sarebbe la vittoria. Però questo obiettivamente è molto molto difficile, perché la professionalità è molto elevata anche in questo ambiente di campionato italiano. Noi puntiamo molto, come dicevo prima, su Ismaele Sorsi e lo vediamo posizionato molto bene, specialmente nell'ultima gara del Mugello, dato che lui è proprio un amante di questo circuito. Gabriele, corro nel campionato italiano velocità col team RAM nel primo anno. Mi sto trovando abbastanza bene, diciamo. È la seconda gara, non sta andando benissimo, però cerchiamo di far meglio domani. Sono Sorsi Luca Ismaele, sono di Sant'Ambrogio di Valpolicella e quest'anno corro per la RAM Racing Team di Bussolengo. Corro col 600 Super Sport, è la seconda gara che corro con questa moto. Mi sto divertendo tantissimo. Sono alle prime armi, io correndo contro gente che fanno il mondiale e moto del mondiale, mi sono messo bene, dai, abbastanza. Ho cominciato la mia carriera con un 125 SP, frequentando la Coppa Italia e il trofeo Moto Estate. Poi abbiamo fatto un salto di categoria con una Honda 125 GP, proprio tutto questo gestito da una familiarmente, dai miei papà e mia mamma e mio fratello. Facevamo tutto noi, meccanici e tutto quanto, eravamo solo noi, e ho avuto buoni piazzamenti anche col 125 GP. Quest'anno abbiamo deciso di correre con un team, appunto la RAM, e sto divertendo, siamo andati un po' a Spagna a provare e mi diverto. Quest'anno proviamo a vedere cosa combino in questo CIV molto duro. Però l'importante è divertirsi. Ciao, sono Fulvio, sono di Mantova, ho 24 anni, vado per 25. È già il secondo anno che corro in Superbike con RAM Racing Team. Mi trovo molto bene, i ragazzi sono gentilissimi, sono molto operativi. E oggi abbiamo fatto un risultato abbastanza buono, settimo assoluto. Domani si spera di far meglio in gara. E niente, speriamo di finire bene la stagione, visto Ciao, che è il secondo anno. Sono Filippo, corro da 3 anni, sono in questo team da 2 anni e mi trovo bene, un bel team, un buon rapporto, sono contento, via.